Oggi cuciniamo un piatto veloce e divertente, lo scambio di battute. Per realizzare questa ricetta abbiamo bisogno di questi ingredienti: lampone, l'aceto di lamponi, zucchero, tartufo nero, wasabi, yogurt, rapanello e crescione, filetto di tonno, filetto di manzo, acqua minerale frizzante, alga nori, sale Maldon, pepe e olio cuore. Cominciamo con l'agretto, mettiamo lo zucchero in una casseruola, l'aceto di lampone, i lamponi freschi, facciamo sciogliere lo zucchero, filtriamo e l'agretto è pronto. Procediamo con lo yogurt e il wasabi. Uno yogurt naturale, una crema di wasabi, giriamo e andiamo a incorporare tutti gli elementi. Un coltello da filetto e partiamo con il tonno. Tagliamo delle piccole fettine, procediamo con il manzo, cambiamo coltello, possiamo anche tagliarlo in regolare. Dobbiamo fare una julienne. Ora diamo un taglio cubettandolo, cambiamo coltello. Battere al coltello e non al tritacarne è importante perché manteniamo la carne fredda. La mettiamo in un contenitore, cambiamo coltello, passiamo al tonno, tagliamo a listerella, andiamo a cubettare e ora lo mettiamo in una ciotola. Come possiamo condire una tartare nella maniera giusta? Vi racconto un segreto. Coniamo acqua minerale gasata con olio cuore in percentuale uguale, il sale di affioramento, pepe e ora la battuta va sbattuta e la carne di manzo soffice diventa strepitosa. Ora andiamo a mettere in un piatto. 1, 2 e 3. Passiamo al tonno. Sale, olio cuore. La consistenza del tonno è molto più secca e asciutta, quindi mettiamo meno olio perché assorbe meno. Ci aiutiamo con uno stampo e gli diamo forma. Perché lo abbiamo chiamato scambio di battute? Perché il mare va sulla terra, quindi l'alga nori sul manzo. Il tartufo nero, terra, va sul tonno. Agretto di lamponi, yogurt e wasabi, il rapanello e il crescione sul tonno. Il piatto è finito, buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta. E ricordatevi che per una buona cucina servono ingredienti, passione, tecnica e un cuore da chef.